Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Eliseo La Rocca, lo scorso anno ha avuto dei problemi a causa del ritardo della consegna della moto, dei problemi legati al finish con il setup. Vogliamo chiedere a lui quali sono gli obiettivi per questa nuova stagione. Gli obiettivi sicuramente prendere il feeling con la moto, e già così va molto meglio perché abbiamo fatto dei lavori. Però sono dei lavori un po' a metà, perché prima eravamo troppo avanti, adesso stiamo andati un po' troppo indietro. Dobbiamo modificare, cambiare le molle ancora, però ci siamo quasi. Gli obiettivi sicuramente è di stare nel gruppo e combattere un po', ecco. Non è che posso già capire se andrò molto meglio di quell'altra moto. E speriamo che adesso prendo il feeling giusto e riuscire a trovare l'equilibrio giusto sulla moto, perché adesso siamo ancora un po' al lavoro, ecco. Ma noi sappiamo che sei capace, ci vediamo in griglia. Ciao, speriamo. Ok, grazie, ciao. Claudio De Stefano, parti dalla seconda fila, come pensi che andrà la prima manche? Penso che sarà un po' un modo per prendere le misure con gli altri. Sicuramente siamo messi bene col passo gara, dai, vedremo. Fabrizio Giardina, cosa ti aspetti dalla gara? Cerchiamo di fare il possibile, divertirci e tornare a casa sani, quello che cerchiamo. Eliseo La Rocca, come sono andate le prove? Non proprio bene, difatti si vede dove sono. Non ho ancora sistemato bene la moto, però quasi ci siamo. Papa Gelsomino, come sono andate le prove? Onestamente malissimo, sono andato pianissimo, forse sarà l'età, non lo so. Sono 15° tempo, dunque, però sono contentissimo. Cosa ti aspetti dalla gara? La gara sono qua, dunque penso che se non ero contento non venivo neanche. Dunque le gare sono bellissime, è la mia vita che sto facendo. Ben ritrovati, circuito di Varano, Riccardo Paletti, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Siamo pronti per apprestarci a vivere una Race Attack 1000 importantissima. Andrea, vado a darti subito la griglia di partenza. Prima fila Valsecchi, Torchio, Remoto. Seconda fila Fabretti, Crifò, De Stefano. Terza fila Levi, Pellegrinelli, Violi. Quarta fila Gioitta, Gelsi, Scaltritti. Quinta fila Baccino, Giardina, Gelsomino, Papa, straordinario. Personaggio del MotoGP, sesta fila con Puzzo, Notari e Ferrara. Settima fila La Rocca, Rapaglia, Marzo. 22esimo Pisanini. Andre, sono racchiusi in 4 decimi davanti, quindi potrebbe esserci grande bagarre. Ci sarà sicuramente, sono sicuro che la Race Attack 1000
poi essendo gara 1, dai, ci aspettiamo di vedere subito un po' di bagarre, di scintille. Bagarre, scintille, io prima inavvertitamente ho detto MotoGP, invece no, perché loro per me sono la MotoGP del motoestate. No, non è vero, non voglio fare un torto a nessun altro, anche perché c'è una bandiera dietro che sventola, una bandiera rossa che se ne sta andando, tra poco si accendono i semafori. Guarda lì, la concentrazione, via! Partiti, gas, gas, gas! Grande partenza da parte di Yari Remoto. Mi sembra che sia lui con la moto rossa, col numero 33 proprio, sì, Yari Remoto. Valsecchi si accoda secondo, ma attenzione, Valsecchi, sì, riesce a tenere la posizione Valsecchi, mentre andiamo subito on board con De Stefano. Buona partenza, non è caduto nessuno. Questo è l'importante, che la prima curva è sempre un po' un imbuto lì a Varano, e dai, è andato tutto liscio. È andato tutto liscio, mi sembra una buonissima partenza da parte di Yari Remoto, che partiva dalla terza piazza. Andre, 8 giri, anche qui è un one shot, cioè fondamentalmente o la va o la spacca. Intanto subito Valsecchi scavalcato da Fabretti. Sì, sì, qua diciamo che non hanno il pensiero immediato dell'usura gomme, perché appunto in 8 giri non dovrebbe esserci questo degrado e basta, quindi bisogna solo pensare di spingere subito forte e di stare attaccato al gruppetto dei primi. Ho bisogno di fare una piccola distinzione, Andre, perché in questo caso abbiamo la rookie e la challenge, quindi abbiamo diversi attori protagonisti, che abbiamo una classifica assoluta e poi abbiamo una, sai, abbiamo le rookie e le challenge, esatto. Nella challenge abbiamo Valsecchi, De Stefano, Scaltritti, Papa, Giardina, Rapaglia, Puzzo. Nella challenge Allevi, Baccino, Violi, Pellegrinelli, Pisanini. Vedremo, faremo una comparazione alla fine. Intanto andiamo, Remoto primo, Fabretti, vediamo se lo scavalca Andre. Qua o va dritto o lo scavalca facile facile? Sì, lo scavalca facile facile. Facile Fabretti, attenzione perché Torchio si sta mettendo in modalità martello alle spalle. Ricordiamo che Torchio è uno dei protagonisti attesi, Valsecchi dalla pole in quarta posizione. Vedi, come stiamo dicendo un po' in tutte le gare, non è così importante la qualifica quanto poi la gara, si rimescolano sempre le carte, cambia tutto. Cambia tutto. Intanto non è voi leggete Remoto, però Fabretti lo ha l'ha scavalcato praticamente l'ultima curva. Attenzione, perché Torchio stava provando a mettersi davanti a Remoto, non ci è riuscito, ma probabilmente l'attacco è soltanto rimandato. Andiamo on board con De Stefano, che cerca di mettere nel mirino Crifò, che allunga la gambettina, il buon Crifò, ma abbiamo visto che riesce a rispedire anche qua il mittente, il diretto inseguitore, mentre stiamo un po' vedendo qualche immagine anche da dietro. Mamma mia, sembrava, ragazzi, sì, sembrava che si stesse avvicinando forte Torchio, ma io penso che in uscita possa provare a mettere il musone della sua moto, e infatti c'è già riuscito. Guardalo lì, ha messo davanti la moto, come De Stefano sta provando a scavalcare Crifò. Vediamo se ci riesce a... sì, mi sembra che lo chiude anche abbastanza. Sì. Gran sorpasso da parte di De Stefano alle spalle di Crifò. Guarda, quasi quasi, a vedere così si sta andando i primi quattro e tutti gli altri. Sì, diciamo che a vista d'occhio così un secondino più o meno. Forse anche di più. Remoto mi sembra un pochino in difficoltà. Grande partenza, ma adesso Torchio ha messo nel mirino Fabretti. Posizioni molto vicine, lo dicevo prima, la griglia di partenza era abbastanza attaccata. Correvano la mattina per decidere un po' le qualifiche. Ho assistito in maniera importante a proprio quello che era stato quanti giri, chi aveva corso di più, chi di meno. Qui intanto uno slow motion in riferimento al primo giro, perché trovavamo ancora Remoto davanti con Fabretti alle spalle, Torchio terzo e quarto, Valsecchi. Peccato per Valsecchi, buonissima la qualifica, Andre, però hai detto qualcosa, e qui è la differenza tra la gara e le qualifiche. Sì, come sempre, poi sai, magari si cambia un piccolo particolare, si fa una messa a punto diversa e la gara... Tanto che loro quelle qualifiche le hanno fatte la mattina. Sì, le hanno fatte la mattina e... Remoto quarto intanto, scavalcato da Valsecchi. Non sono cambiate molto le condizioni atmosferiche intanto. Giardina con la Rocca se le stanno dando di santa ragione. Non è detto che se siate che quando siete dietro voi piloti non vi divertiate ancora di più. No, anzi, assolutamente. No, delle volte a me è capitato di fare... Purtroppo c'è... Questo è un mal costume di tutti gli sport, che si va sempre a considerare i primi. Tanto attenzione, perché qua Torchio si è messo davanti a Fabretti. Sì. Torchio dovrebbe essersi messo davanti a Fabretti. Cioè, questo io lo chiamo mal costume di tutti gli sport, di andare a considerare solo i primi. Invece là dietro ve le date santa ragione, che vi divertite. Sì, no, ma infatti stavo appunto dicendo che delle gare che mi ricordo io più belle a volte non sono quelle che magari ho vinto necessariamente, che magari ho fatto una gara in solitaria, ma magari anche quella che sei quarto o quinto, che combatti, che ti diverti.
quindi devi dare sempre gas, caro il mio Andrea Tomio. Mamma mia, Torchio ha messo almeno tra gli 8 decimi un secondo tra sé e Fabretti, vuol dire che aveva un ritmo clamoroso più importante di altri. Mamma mia, quello è un secondo e mezzo, Andrea, probabilmente. Io penso di sì. Secondo me, se tira ancora così, al prossimo giro c'ha quasi. Di Fabretti con la sette di provincia, non sai che ci sarà bella lotta per me per il secondo posto? Li vedi belli vicini, belli accesi. Sì, io penso che dal prossimo giro, se continua con questo ritmo, non ti dico che mette il rettilineo di distacco, ma siamo vicini. Tu dici un 2 secondi e mezzo. Adesso vediamo anche in base a come li vediamo passare. Intanto Gelsomino Papa, dicevo prima una battuta, ma lui è veramente un veterano. Io l'ho visto senza quella casacca, è veramente il veterano insieme a Morselli, ce ne sono tanti. Sì, sì, è vero. Lui è vero. Veramente... lui è una vita che fa il trucco tutta estate. Ed è tredicesimo, cioè ragazzi. Sì, sì. Mamma mia. Mamma che distacco, attenzione però Valsecchi! Sì, è passato Valsecchi su Fabretti, Andre, eccolo qui! È passato e come dicevi tu, infatti adesso ci sarà un po' di bagarre. Ecco, siamo proprio in moto con Gelsomino Papa, ne abbiamo parlato poco fa. Sì, è un pilota di grande esperienza e che è riuscito per fortuna in tutti questi anni a rimanere dentro nel circuit in moto estate, che non una è... Una concentrazione, un'abnegazione incredibile, non ha messo un rettilineo, Andre. Ma attenzione anche a Valsecchi, che sta prendendo spazio da Fabretti, che a questo punto si deve giocare la terza piazza con remoto, mi sa, eh? Eh sì, anche perché ormai siamo verso... Questo è il fine quinto giro, sta entrando nel sesto giro. Mancano poi... Dai, 2, 3, 7, 8. 8 giri, gare molto snelle queste 8 giri, eh? Molto. E quindi, come ti dicevo, sai, non c'è da fare molti calcoli, ma c'è da... Dietro se le stanno dando in santa ragione. Sai che mi sa che Crifò ha scavalcato De Stefano, se non ho visto male. Qui in pennatina vediamo, no, forse no. Eh sì, quello è Crifò, mi sa che Crifò ha scavalcato De Stefano, oppure quello davanti è De Stefano che ha dato già una paga un po' a tutti quanti. Sì, quello davanti è De Stefano, si stanno cristallizzando. Remoto su Fabretti, vediamo se entra qui. No, si accoda e probabilmente aspetta il momento giusto. Intanto ancora live con Alberto Torchio, che sta conducendo una gara in solitaria dopo essere stato fino al terzo giro in terza posizione, poi da lì ha deciso di mettere gas. In realtà remoto alle spalle di Fabretti, guarda che ha preso un bel margine, ha preso tutti un po'. Hanno preso un bel margine. I primi due si sono cristallizzati forte. Chi sta gareggiando forte sono per la terza piazza Fabretti e Remoto. Sì, adesso stiamo a vedere, dai, stiamo a vedere se Fabretti ne ha qualcosina in più. Vediamo. C'è anche sfida per la sesta piazza tra Crifò e Pellegrinelli, mentre De Stefano, ottima quinta posizione per lui, si è stabilizzato e probabilmente rispetto alla Ressa TAC 600 molte più posizioni cristallizzate. Intanto andiamo a vedere proprio Papa, qualche onboard. Questo è Gelsomino Papa, il muscoloso Gelsomino Papa, guarda lì che bella questa tuta imperiosa da parte di Gelsomino. No, Andre, dicevo, molto meno bagare in questa rispetto a quella di prima, sì, la 600, la 1000 è un po' più... È vero, sì, è... Beh, la 600 è un po' più... Più sono piccole le cilindrate e più c'è... C'è meno gap, margine tra le varie moto. No, non quello, più che altro che è tipo la se tu guardi una gara della 300 è ancora più combattuta, sì, capito? Sì. Esatto. Meno cilindrata, ragazzi, vi presentate al Moto Estate, più vi divertirete. Questo può essere il nuovo spot, quindi do questo consiglio al buon Bruno Sandrini, che è un po' l'organizzatore insieme a Filippo del Moto Estate. Mentre si accingono i piloti a chiudere tra poco il settimo giro con un Alberto Torchio che vola, veleggia da solo, Valsecchi alle spalle, Remoto ancora dietro a Fabretti, anche qui aveva provato a scavalcarlo, vediamo se è andato largo, grandissimo, vediamo se riesce a tenerla, non abbiamo il supporto delle immagini, vedremo dopo se la motticina rossa, sì, grandissimo, sorpasso di Remoto a Fabretti, Andre. Bello, una gran frenata. Occhio perché De Stefano è stato ripreso da Crifò e Pellegrinelli, incredibile, aveva almeno 2 secondi e mezzo di vantaggio. Tu mi dici che non c'è usura, ma adesso vedrai che la quinta piazza, che era da solo, ha alle spalle De Stefano, Crifò, Pellegrinelli e Gelsi, incredibile. Sì, sì. O un errore. Sì, è più facile magari un errore, sì. Secondo me è più facile. Qui Fabrizio Giardina intanto sta per provare a ultimare un sorpasso su Puzzo e Ferrara, vediamo se ci riesce. Sì. Se ci riesce, no, fa un miracolo, no? Perché gli scoda davanti il buon Puzzo e riesce a tenere la posizione. Ultimo giro
davanti Alberto Torchio, secondo Lazzaro Valsecchi, terzo in questo momento Iari Remoto, quarto Marco Fabretti, hanno un po' ribaltato le posizioni di testa. E allora andiamo a vedere, mamma mia, già siamo ai doppiaggi, Andrea. Infatti l'abbiamo visto anche nella 600, cavolo, in 8 giri di già i doppiati. Sì. Di Stefano Crifossa le stanno dando, secondo me, per l'ultima piazza, per la quinta piazza. Intanto stiamo andando live con Alberto Torchio, che si appresta ad affrontare l'ultima curva. Alberto Torchio sta per stappare il pass per quanto riguarda gara 1. Si alza la bandiera, scacchi sventola, vince gara 1 Alberto Torchio. Secondo Lazzaro Valsecchi, terzo Remoto, quarto Fabretti, lì in mezzo c'è un doppiato. Quarto Fabretti, vediamo come chiudono la quinta e la sesta piazza, se c'è un sorpasso in rettilineo. No, non c'è. Crifò, De Stefano, Pellegrinelli, Gelsi, Allevi, Andre. Bella gara 1. Torchio ha saputo aspettare il momento giusto, però poi ha tirato una zannata che e non amministrare, esatto, ha aspettato il momento giusto, poi bam, si è messo Valsecchi davanti. Valsecchi stessa cosa, si è messo dietro, ha aspettato, ha scavalcato Remoto, si è messo in seconda, evidentemente non ne aveva di più Fabretti per stare dietro. Invece ha combinato qualcosa, nel senso, perché aveva fatto quel sorpasso lì alla X e si trovava primo, è stato scavalcato e poi a un certo punto si è accontentato della quarta con terzo Remoto. Ad ogni modo finisce così gara 1. Andrea, a questo punto ci accingiamo a vivere gara 2 tra poco. A dopo. Grazie a voi tutti. Dopo gara 1 al parco chiuso con Fabrizio Giardina. Com'è andata, Fabrizio? Siamo divertiti. Sì. Adesso siamo pronti per gara 2, dai. Gara 1 è sempre la prima. Certo, certo. Adesso ci impegniamo di più per gara 2, dai. Bene, però ci siamo divertiti. Noi siamo qui che ti aspettiamo. Grazie. Bene, grazie. Ciao. Ciao. Al parco chiuso con Eliseo La Rocca, che sta raccontando la storia di questa gara 1 di bestia. Ogni frenata che faccio faccio fatica a inserirmi bene in curva. Ma hai trovato ancora difficoltà nel setup con la moto? Ma il resto è tutto a posto. E l'anteriore che mi va a pacco e mi vibra tutta quando freno ho difficoltà a inserirmi bene. E niente, adesso vediamo, il sospensionista mi ha detto che me la guarda lui, però la deve tirare giù, che deve fare qualche lavoro, adesso non so cosa farà. Vai, ci proviamo, ci vediamo dopo gara 2. Ok, grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Difficilissimo intervistare, una parola, Gelsomino. Sono arrivato alla fine, più di così. Tu dicevo già un gran risultato. Primo risultato perché sono qua. Certo, certo. E poi la gara ormai, quello che viene io lo prendo senza nessun problema. Sempre modesto, sei un grande, Gelsomino. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie, ciao, ciao. Grazie.